tutta lunga. In questa esecuzione, a bloccare sul posto la battente, il problema è stata la forza in difetto. Qui invece, in questo giro a seguire, la realizzazione sul castello è stata mancata per una leggera imprecisione sulla porzione di palla avversaria. Vi mostrerò come vanno eseguiti. Rispetto al tiro della partita, la correzione viene apportata soprattutto in termini di forza, con l'avversaria che viaggia più veloce per risalire in difesa sotto il castello dei birilli. In tal modo il nostro avversario sarà obbligato a replicare con un tiro di sponda, esecuzione che offre decisamente meno garanzie sotto il profilo della realizzazione della difesa. Da ricordare che trattandosi di un tiro a bloccare, giocato con maggior forza, il punto di attacco sulla battente si sposta leggermente più in alto, sempre sull'asse verticale della palla. La regola dice infatti più forte più in alto e più piano più in basso. In effetti, ma non ha potuto replicare, ma c'è un rimpallo. Abbiamo visto il replay. Sul 20% di queste esecuzioni alla drizzata è facile trovare il rimpallo. Io in questa occasione sarò costretto a replicare in tutti i modi per non farmi distanziare ancora di più da Mannone. Riesco a realizzare 8 punti. Una raddrizzata di tutto effetto a morire con la tua palla sulla lunga. Ma in questo caso non è... è sempre a rischio finire vicino al pallino con la propria palla. Si può subire la steola, la messa dura di pallino. In effetti Mannone è riuscito a fare codesta giocata mettendomi veramente in difficoltà. Provi l'attacco sulla corta. Veramente... una giocata di grande efficacia. Veramente sono stato molto bravo a replicare in questa maniera. Ho decisamente realizzato 8 punti e mettendo in difficoltà l'avversario. Garuffa per Mannone, che finisce fuori misura. Sicuramente io ho la scelta, dovrò tirare sicuramente un traversino. Infatti gioco il traversino, direi molto bene, realizzo 8 punti. Interessante su questo tiro la proporzione, cioè il rapporto di corsa fra le due biglie. In questo caso è davvero ideale. Hai dovuto giocare più piano sulla palla avversaria, due passate e mezzo per contenere la corsa della tua. Giro difficile per Mannone. E Mannone in questo caso era veramente in difficoltà, è stato costretto a stare sullo scarso della biglia bianca e non riesce a coprire perché ha fatto il giro nettamente largo. Adesso io ho la possibilità di uno sfaccio, direi abbastanza ben giocato. Quattro punti soltanto, ma il posizionamento delle biglie è davvero buono. La difesa sul centro e dopo la steola, la messa più dura al biliardo. Cerco un disimpegno Mannone. Biglia avversaria colla. Bisogna stare attenti a non rimpallare.
E qui ho giocato un angolo molto, molto rischioso, perché ho trovato un po' troppo colpo, ho rischiato anche di andare a bere. Ti porti sull'uno pari. 5 birilli. Come fare il giro? Ora vi farò vedere alcuni giri di scuola. Giro di mezzo colpo, giro ammortizzato e giro e pallino da 4. Qui Mannone aveva veramente sbagliato la quantità e pur sbagliando ha trovato una combinazione molto difficile da trovare in questo momento. Mi ha messo dentro il castello, non so come posso fare a cavarmela. Guarda un po' come sto. Sei come un leone in gabbia. Adesso stai infatti pensando di giocare corta, lunga, corta per arrivare sulla palla bianca, ma evidentemente è improbabile questa giocata. Grande scomodità di esecuzione. Vai a prendere il gessetto. Fai bene perché effettivamente dovrai giocare di tutto effetto sulla corta. Questo e questa operazione di ingessare serve a creare una pellicola abrasiva che aumenta l'aderenza del girello sulla palla. Direi anche se non ho coperto, me ne sono cavato abbastanza bene. Ed ecco il colpo del campione, l'ottavina reale. Vediamo in grafica lo sviluppo delle traiettorie delle biglie, il punto d'attacco sulla battente, la quantità di biglia avversaria e la forza. In questo caso 105.